Eccoci. Buonasera a tutti, amici di I Am Mr. Blogger Valeriani. Ho l'onore e il privilegio di essere il primo YouTuber che ha invitato il nuovo Munnezza. Io ho le lacrime agli occhi perché è un sogno che si realizza, visto che il grande Thomas non è più con noi. Abbiamo finalmente un Munnezza degno. Ci sono voluti anni, tentativi vani, ma finalmente abbiamo un rappresentante come si deve. Io ieri ho passato quasi 3 ore a rivedere il vostro film. Dai, Veramente, sì, veramente complimenti, veramente. mi fa piacere. Diciamo che Veramente. adesso, con i tempi che corrono, stiamo cercando di portare avanti un proseguo nelle vesti del figlio, quindi magari è il Monnezzino, che poi non si direbbe tanto un Monnezzino, perché insomma sono alto 1,82, quindi abbastanza grandicello. No, ma io ieri mi è capitato per caso, perché sai come YouTube a volte perdi i video, non ti escono, e mi è uscito per caso, ho detto ma che cos'è? Perché io non lo sapevo, capito? L'ho scoperto per caso ieri sera, sai, controllando i miei video, mettendo a posto il mio canale, così, ho detto, ma che hanno fatto un film sul grande Thomas, ho detto, speriamo che non sia un altro tentativo fallito come l'altra volta, perché sono tanti che ci hanno provato, capito? Tanti ci hanno provato, anche persone illustri. E hanno fallito. Invece, guardando il vostro film fin da subito, ho riavuto quelle sensazioni di quei meravigliosi film che abbiamo visto e stravisto e che fanno ancora grandi ascolti se li mettono in prima serata, invece della Munnezza che siamo costretti a vedere, a parte chiusa parentesi, Grande Fratello. Se metti un film di Munnezza, battiamo il Grande Fratello a mani basse, Lo so, tuo o ma la TV suo. spazzatura purtroppo va di moda. Questo è. Però, diciamo, ecco, alla fine, tutto sommato, stiamo cercando di riportare un po' i sorrisi a tanta gente. Questo è importante. Diciamo che io nel lontano 98 iniziai a scrivere qualcosa sul ritorno del Monnezza. Poi ho cambiato e ho deciso di mirare un po' il riferimento verso il figlio. Poi è successo che quest'idea, questo progetto me lo rubarono, come voi sapete tutti, non voglio fare i nomi, e per via di un produttore che non voglio fare i nomi, che si è messo in mezzo per purtroppo degli interessi. E alla fine, niente, c'è stato questo complotto e alla fine, nei primi anni 2000, mi tolsero il progetto, mentre noi già avevamo girato quattro ciak. Mi tolsero il progetto e perché i potenti sono quelli che comunque gestiscono il cinema. E io, quando andai via dal set loro, gli dissi testuali parole: fra 6 mesi voi lancerete questo progetto e farete flop. Perché? Perché innanzitutto mettete in risalto e mettete in luce un personaggio che già ha fatto tante cose a livello cinematografico. In più, questa prepotenza la pagherete. E così è successo. Poi, nel corso degli anni, ci sono stati tanti imitatori, tante persone che comunque con molto rispetto, io parlo molto rispetto, direi, hanno fatto degli spettacoli e mi fa piacere perché, sinceramente, ce n'è stato uno in particolare che mi ha fatto tanto ridere, però rimangono a se stessi, nel senso che rimangono lì. Non è che hanno la possibilità di sfogo, la possibilità di andare oltre, perché se tu comunque fai de usi de determinati social, ossia fai le piazze, per carità, tanto rispetto, perché comunque anch'io faccio le piazze, ma le faccio con gli spettacoli musicali. Alla fine, mirando e concentrandosi su quel personaggio, che è un personaggio che ha uno spessore, alla fine comincia a essere un po' pericoloso. Quindi, che cosa hanno fatto tanti? Si sono limitati a fare le imitazioni sui social. E io con Mirko Alivernini abbiamo ripreso un po' il filone cercando di appunto uscire allo scoperto con questo progetto nuovo, scritto e diretto da Mirko Alivernini. E devo dire grazie a una persona che per me è un fratello, come lo è anche Mirko,
Voglio ringraziare Francesco Fiumarella del premio Vincenzo Crocitti perché grazie a lui, dopo la premiazione, ho avuto tante visualizzazioni e nel 2018 mi ha premiato e poi da lì sono nate tante, diciamo, visualizzazioni, tante richieste. Laddove poi, si è messo in contatto con Mirko e Mirko gli si è accesa la lampadina dicendo: Ok, benissimo, partiamo. E siamo partiti con questa magia. Io faccio i complimenti a Mirka Livernini della Mainboard Production, che Sì, è veramente è un vero. mostro, perché è una montagna, ha tante idee, è una montagna di idee, e già stiamo lavorando sul secondo. Lui già sta avanti, nel senso che non è che si ferma, ok, abbiamo fatto il primo, no. Lui è già catapultato in studio del futuro. Ci stanno tanti film da riproporre, capito? Beh, diciamo, Tanti. abbiamo tante novità, abbiamo tante idee, abbiamo tante cose che comunque possono portare il sorriso a tanta gente, ma soprattutto cercheremo di seguire comunque una strada inedita, una strada indipendente, laddove i costumi e le tradizioni romane vengono comunque messe in evidenza in altre parametrie, non scimmiottando, non seguendo, non imitando comunque i vecchi personaggi che ci hanno fatto ridere negli anni 70-80. Infatti c'è anche quel personaggio torinese, quello è nuovo, per esempio. Il collega di Ah, Torino, per esempio, sì, quello lui fa è un morire, attore guarda. bravissimo, nonché un ballerino storico, perché lui ha lavorato con la Cuccarini, lui si chiama Mauro Mascitti, ha lavorato con la Cuccarini, ha lavorato a Broadway, ha fatto tanti spettacoli e poi Mirko l'ha scelto per fare determinati ruoli, perché è molto bravo, è molto versatile, è un trasformista. Io lo chiamo il trasformista perché è veramente bravo. Mauro Mascitti. Poi c'è anche Roberta Guzzi che fa la sorella di Bombolino, c'è Bombolino che è Gianfranco Zedde, e abbiamo Grande Iole Risi che Bombolino. fa praticamente l'antagonista, diciamo, di Maria Sole. Sì, Poi uguale. abbiamo tanti personaggi, abbiamo che ti posso dire? Ce ne sono tanti, tanti, tanti che comunque stanno entrando e si stanno collegando insieme a noi per fare comunque altri progetti nuovi. Sì, Però ma veramente. Veramente complimenti, perché ieri, ti ho detto, ieri mi è capitato per caso, poi perché è uscito a Natale, se non sbaglio, a me è venuta adesso, è venuta il video, io un po' non so come mai non mi è uscito a Natale, perché non mi è capitato, perché a Natale è uscito la prima volta, quando è uscito? il La 25 prima volta. dicembre, diciamo, l'abbiamo fatto uscire a Natale, mentre la prima l'abbiamo fatta il 5 dicembre alla Sala Fellini di Cinecittà, perché penso sia meritevole comunque proiettarlo in casa, no? Poi avevamo altre richieste in altri cinema, però essendo un omaggio, non potevamo comunque, ecco, distribuirlo in diverse sale, perché l'abbiamo fatto per il popolo, per gratificare il popolo e ringraziare il popolo, anche perché lo stiamo ringraziando continuamente, ma soprattutto, ripeto, per portare i sorrisi a tanta gente. Sì, ne abbiamo bisogno per questo periodo che stiamo vivendo, soprattutto è un prodotto ben fatto, perché quello che si coglie subito è che è un prodotto ben fatto, cioè ben riuscito, non è stata una scopiazzatura, è stata proprio una cosa originale ma che appoggiava su quello, cioè quindi si è capito subito, perché altri hanno copiazzato e hanno fallito, è quello che si è notato subito. Purtroppo è successo questo. È successo che poi, diciamo, ecco, il figlio di Thomas Miglia, comunque è un altro personaggio di spessore che va comunque curato in un certo modo. Se poi Amendola, con i suoi modi, permettimi la parola, boriosi, purtroppo l'ha esasperato usando, secondo me, un filone storico, cioè una storia, un filone commedia che non è stata curata, secondo me, è stata messa là, buttata là perché i Manzina hanno voluto Tanto magari per fare. osare in delle realtà che non le competevano. Secondo me, Mirka Livernini potrebbe essere il nuovo Corbucci, il nuovo Lenzi, perché Mirko comunque è proiettato nel cinema action movie, nel cinema horror, però diciamo, ecco, la commedia non è che gli fa tanto gola, però in questo caso, in questo particolare, con questi personaggi, Mirko ha dato il meglio di se stesso, il meglio per ora, ha
a livello principale. Poi, diciamo, tante altre cose ancora si possono fare, si possono realizzare. Però, diciamo, ecco, Mirko su questo progetto è stato bravissimo. Sì, quando è nata più o meno questa idea? Cioè, quando avete pensato di... vi siete incontrati? Cioè, qualcosa che non sappiamo. Quando avete deciso di fare questo, proprio questo omaggio, proprio iniziato a riprendere? Raccontateci un po' la storia di questo film, ecco, come è uscito. Diciamo che con Mirko iniziamo un progetto, il progetto prima di Rocky Giraldi era The Commission, un film che comunque parlava di un ragazzo che aveva dei problemi con economici e quindi alla fine, insomma, si riabbattava e cercava di risolvere tanti problemi cercando di vendersi la moto, cercando di fare comunque del tutto per rimettersi a galla. Ed è un bellissimo progetto, solo che l'abbiamo sospeso perché stavamo aspettando un altro attore che tornasse sul set perché ha avuto dei problemi. E anzi, finalmente è con noi, Giulio Di Corato è tornato con noi, quindi lo voglio anche salutare. E da questo progetto, insomma, ci siamo poi stoppati e mentre stavo con Mirko in macchina ci siamo guardati. Mirko mi guardava, io lo guardavo e lui mi diceva: ma senti un po', ma vogliamo rifare il ritorno di Thomas Miglia, nel senso che tu fai il figlio. E io a Mirko gli dissi, guarda Mirko, sì, guarda, stavo in parola con un altro regista, molto bravo, si chiama Dario Germani, e con Mirko Renda, che è colui che ha fatto le musiche. Fatto sta che poi per problemi tecnici, per problemi di tempo, non è stata più possibile farla con loro. E io e Mirko Renda andammo poi da Mirka Livernini per poi dare l'ok a questo progetto. E Mirko da quel momento ha cominciato a mettere il gas nella situazione, no? Ed è partito e nell'arco di pochissimo tempo ha realizzato la sceneggiatura, ha realizzato le idee e ci siamo affidati a lui. E da lì, insomma, siamo andati avanti tutti a braccio. Anche perché ti ho detto, noi prima parlavamo in privati e te no, dello sketch, perché Thomas Miglia non ha fatto solo il maresciallo Girardi, ha fatto anche altri film, no? Tipo Il diavolo dell'acqua santa. Cioè, ha se rifai, tanti, se, tanti. Se rifai quello sketch della Fogna e del ristorante, là, a Fogna, e tutte quelle gag, a Fogna porta i sorci, a merda, poi c'è quello, ma poi qua la devi mettere, poi faceva, quando vuole, io faccio così, vedi? A 3 milioni per spostare quello è un capolavoro. Cioè, se rifate quel film, le lacrime scendono Ma ai livelli mai visti. diciamo che lo riporteremo magari in quelle linee, però non in possiamo chiave nuova. Usare quello che, No, tra virgolette, diciamo in questo caso, in questo presente, mio padre faceva, no? E quindi diciamo che cercheremo di fare qualcosa di simile, non proprio uguale, portando sempre comunque la romanità in casa di tutti. Eh sì, capì? Perché alla fine adesso abbiamo anche le nuove generazioni, hanno un nuovo Munnezza, cioè Adesso abbiamo avuto sì, noi, adesso sì. adesso diciamolo ufficialmente, Anche Andrea. perché tanti che vedranno, appunto, continueranno a vedere questo film e che comunque hanno visto questo film, tanti che cosa fanno? Vanno a documentarsi per capire chi fosse il padre, no? Tanti che non Sì. conoscevano Thomas Miglia. Quindi che succede? Succede in questo caso succede che tanta gente va a scavare nel passato e va a vedere i film storici, laddove comunque la passione si triplica, no? Sì, ma Così che succederà. infatti quello è, ma soprattutto io ho avuto un sussulto quando ho rivisto cioè abbiamo avuto, perché veramente ci ha lasciato un vuoto Thomas, ma soprattutto quella comicità e quei film, ho detto, finalmente un prodotto che ti riporta a quelle sensazioni, capito? Che pensavi di aver dimenticato, ho detto, con la TV spazzatura che vediamo adesso, cioè se il tuo film lo mettiamo in prima serata stasera, fa ascolti record, ma te lo dico proprio col cuore in mano, cioè, fa proprio, cioè se lo metti contro Maria De Filippi la battiamo facile, non c'è Io problema. penso di sì, perché se c'è la possibilità, che c'è stata anche la possibilità di essere chiamati Rai, però per Come avere no. usato diciamo dei costumi uguali, dei nomi del nome uguale,
abbiamo cercato di non dare fastidio a nessuno, appunto, facendolo, appunto, diciamo sì, realizzandolo come un omaggio. Quindi era partito come un omaggio e abbiamo continuato a portarlo avanti come un omaggio, anche se ce l'hanno chiesto il RAI. Anche perché il RAI non si poteva portare perché ci sono dei diritti. È quello, sì, quello che bisogna Non possiamo dare comunque rischio al progetto, perché, perché magari vogliamo uscire allo scoperto in modo nazionale con la RAI. Magari il, anche prossimo, perché, magari il prossimo che faremo con costumi diversi, nomi diversi, da lì comunque porteremo avanti un discorso più inedito, e lì si può benissimo portare in televisione, in RAI, in Mediaset, vediamo. Ma quello poi diventa, perciò dico, sono stato il primo youtuber che ha portato il nuovo Munnezza qui in mezzo a noi, Sei perché stato il primo, veramente. sei stato il primo, è vero, anche perché tanti giornalisti, tante situazioni dove comunque mi hanno chiesto, ecco, mi hanno chiesto tante diverse interviste, cosa che io in questi giorni non ho avuto il tempo, infatti mi scuso, però in questo momento, in quest'oggi, sei stato fortunato perché mi hai trovato che sono ancora a casa. Quindi, perché Vedi? se stavo in giro, a quel Addio. punto mi dovevi subire magari mentre guidavo. Sì. Come è No, ma successo già, eh? poi vorrei fare una live con tu sei romanista, no? Perché tu mi hai detto che di calcio Per col forza. grande Asso di Roma, che è uno dei più grandi youtuber romani che non so se tu conosci, se hai mai visto, ma comunque è un youtuber che io conosco, mi piacerebbe fare proprio questa cosa qua, ma non ho avuto tempo di chiamarlo a Stefano, perché sai, abbiamo fatto tutto così rapidamente, però con calma, una live YouTube fatta bene, organizzata di sera, come si deve, con tutti i crismi. Quella poi la devo organizzare io, capito? Però io ho voluto fare così perché veramente era un. Tu dico, quando è nato Thomas Mignam, un mio compagno di scuola, si chiamava Thomas Mignam, ma si chiamava proprio così, un mio amico di scuola. Il padre lo aveva chiamato Thomas. Penso. Cioè noi siamo cresciuti con quei figli, con quei figli. Io quando l'ho visto, giuro, all'ultimo, all'ultimo, ho avuto un sussulto, mi sta venendo da piangere. Cioè, perché veramente quei film hanno. Siamo in questo caso, secondo me, uno zio acquisito che ha veramente dato tanto, perché ci ha aiutato anche nelle scene d'azione. E ci ha Sì, ho aiutato visto, sì. tanto, e per me è stato un onore aver lavorato con lui. Sì. Quindi continueremo a lavorare assieme, anche perché Massimo Vanni sta a stretto contatto con noi, tutti i giorni ci sentiamo, ci vediamo, e adesso stiamo cercando di dare idee nuove per i prossimi progetti, quindi ci sarà anche lui. Abbiamo anche Tony Morgan, Gnappetta, che Una lui petta. è diventato un amicone, ci sentiamo tutte le notti, tutti i Igna giorni. petta, igna petta. Tony è fortissimo, Tony è un altro personaggio che sono onoratissimo di lavorare anche con lui. Quindi per me, tra Massimo Vanni e tra Tony Morgan, è una soddisfazione, penso, elevatissima. Vabbè, ma il personaggio che più ci ha fatto cose è stato Bombolino, cioè Bombolo, solo risentire quella voce, solo risentire quei pianti, quelle cose, quei duetti. Bombolino è Cioè. fortissimo, Gianfranco è bravissimo a interpretare comunque le vesti del figlio di Bombolo, ed è molto molto bravo, una persona, io lo conosco, lo conosco prima fuori dal set e poi sul set, è un ragazzo d'oro, un ragazzo bravo, in gamba, tanta voglia di fare, e sicuramente il prossimo sarà un progetto ancora più divertente anche per lui. Lui ha detto se i sogni si avverano, ha detto quando ha detto prima è un suo Eh sogno. sì. Se avete qualche idea io ve le posso dare per anche qualche location, perché qua ha detto in Molise la mia Perché città no? Perché no? Certo. i Termoli è adatta per fare un film di questo tipo, capito? Ci sono le viuzze per gli Sì, inseguimenti, sì. ci sono c'è anche il mare se vuoi il motoscafo, perché una volta Mass Media usavo pure lo scafo, capito? Cioè in idea ci possono stare. Io già ti immagino su un camion come quando fece Thomas Mignam dritto sull'autostrada, capito? Cioè, perché tu quando hai visto quel film ti è venuto in mente già tutto quello che si potrebbe fare, cioè, perché veramente io ero rimasto molto deluso dagli episodi precedenti. Infatti, non ho mai provato a
a contattare Amendola per dire come ti è venuto, perché è stato letteralmente un fiasco. Cioè, lui ci ha messo tutto l'impegno, non per parlarne male, perché è romano, è laziale, vabbè, però è romano, però anche lui ci ha provato, però lui è romanista, scusate, Romanista, come no, te, quindi... laziale. No, perché sto Purtroppo è pensando allo scherzo romanista, che gli devo hanno... dire che purtroppo è romanista. Sto pensando allo scherzo che gli hanno fatto quando gli hanno tatuato la cosa della Lazio La, dietro la sì, schiena, sì. E voleva ammazzare il tatuatore. beh, vedi un po'. Come se a me mi dato un simbolo dell'Inter, io mi imbestialisco, perché io, vedi, Sei qua milanista, vedo, vedi, vedo. noi siamo ancora disgustati per i fattacci di domenica, ancora ci riprendiamo. Ma guarda, io Cioè, io ho un po' giuro. allentato con la Roma perché fino al 2005 ero intrattabile, ero veramente un estremista. Poi alla fine ho visto una serata, c'è stata una partita che non mi è piaciuta, anche perché poi dopo la sera si sono abbracciati, hanno fatto festa e tutto quanto. Allora tu mi fai capire che non si è attaccata la maglia. E a quel punto decisi di mollare. Difatti mi staccai nel 2005, mi staccai dalla Roma. Sono sempre tifoso romanista, ma fuori dalle righe, non più come prima. Ah, Quindi. vabbè, io purtroppo a calcio, vedi, ci gioco, quindi sono proprio, oltre ad essere milanista sfegatato, io il calcio lo vivo da di dentro, essendo un Certo. calciatore di promozione, quindi il calcio per me è proprio dal di dentro, capisci? Perciò ti ho parlato del film Il diavolo dell'acqua santa, perché lì Thomas prende una squadra e la salva dalla retrocessione facendo, come si chiama, non mi ricordo come si chiamava il calciatore, Malangoli, che aveva problemi al ginocchio, capito? Quindi perciò ti ho detto, quello è stato un capolavoro, per Un tutte altro quelle progetto, sì, un altro truffe, bel progetto quello, a voglia. quello sì, quello è stato tutti i capolavori. Cioè, poi lui era una persona di una simpatia trascendentale. Per questo io, come vero, ho visto il film, la prima cosa che ho fatto è l'ho visto, l'ho visto 2 volte addirittura, una appresso all'altra, perché è veramente un bel prodotto. Infatti perciò ho dovuto fare una diretta, perché farti i complimenti a chi l'ha realizzato, alla scelta degli attori. Poi ti ho detto, il fatto di vedere attori nuovi come così è ancora più, fa capire che c'è qualcosa di nuovo rispetto al passato, quello che Beh, funziona diciamo che abbiamo secondo me. usato la tecnologia di ora. Abbiamo messo i monopattini, abbiamo messo i telefonini nuovi, abbiamo cercato di riportare un po' nei giorni d'oggi quello che era un po' il ricordo degli anni 70, capito? Sì, è infatti uscito bene. Vedere Thomas Mignan, vedere il Pio De Giardi combatte col telefonino è spettacolare. Com'è quella cosa del 3-3-3, 3 3 3 3 3 4 volte 3 3 3 3 3 volte 3? È come lo scioglilingua dei cosi, capito? Nemmeno Sì. riuscivamo a capire. Cioè, ieri è stata veramente una sorpresa piacevole. Io poi sono una persona che quando trova qualcosa interessante deve farla subito, cioè non volevo aspettare troppo tempo per fare la live, perché secondo me di tentativi di fare il Munnezza ce ne sono stati tanti, ma finalmente io, per sbilanciarmi, che io sono stato il primo YouTube a avere il nuovo Munnezza, io me lo ricorderò a vita, perché potrò dire ai miei nipoti un giorno, ai miei figli, guarda, io sono stato l'unico che ha riportato il Munnezza su un canale YouTube, perché io sono un piccolo canale. E fare questi sforzi che avere la gente non è facile, capito? Però meritava, perché ieri abbiamo strappato un sorriso. Poi ho visto i commenti delle persone, ho visto che sono entusiasmi, entusiasmo a go-go, perché ho visto i commenti, la gente che piangeva, ha detto finalmente qualcosa fatto bene, chi ha apprezzato anche le scene che avete fatto, ho visto anche il backstage, non è Sì. molto semplice, con i tempi che corrono, fare un film in queste condizioni. Cioè, infatti pure l'inseguimento che hai fatto col monopattino, hai fregato il monopattino al bambino, mi hanno fregato il monopattino, capito? Cioè, quella è una chicca. Cioè, ci sono veramente cose interessanti. Infatti perciò non vedo l'ora che se ne faccia un altro, perché quei film ci hanno accompagnato, a me che ho ormai una certa età, dall'adolescenza in su, capito? Cioè, quei film io li vedevo in seconda serata, a mezzanotte passata. Quando li rimettono in onda, anche in seconda serata, quando li ascolti, spaventosi, l'ho detto. Cioè, anche se li hai visti 100 volte, però tu non riesci a Te li non. rivedi, te li rivedi, te li rivedi, certo. Sì, infatti non vediamo l'ora che fai il seguito, anzi, sì, non ci puoi dare delle anticipazioni, però Ma vorrei no, sapere. purtroppo no, perché comunque sta viaggiando abbastanza bene già l'idea.
quindi abbiamo delle novità e vediamo, insomma, stiamo cercando di far entrare come supporto diversi produttori, perché come tu sai ci vogliono comunque tanti soldi per portare i progetti, e stiamo cercando dei produttori che magari credono nel progetto, che hanno la passione per Thomas Miglia e Bombolo e che siano, diciamo, disposti a collaborare, insomma. Mo magari se Anche perché fai la ragazzi qua sotto, Marco Lonetta, Anna Bottoni, saluto. voglio anche salutare, aspetta, aspetta, c'è stava Arianna pure. Niente, ragazzi, vi saluto a tutti, vi saluto perché comunque mentre io parlo con te vedo che comunque salgono Eh sì, le perché visualizzazioni. noi stiamo parlando. Tu in che zona di Roma vivi? Io dove, cioè, dove lavora, dove gira, dove vivi? Dove, in che zona Io sei di sto Roma? in periferia, sto vicino al lago di Bracciano. Ah, beh, Roma è enorme, io da Muco non ci vengo, però. Roma, vivere a Roma per me è impossibile, perché io sono nato e cresciuto, sì, sono nato a Roma, a Torre Vecchia. Poi ho emigrato verso la campagna, verso l'Olgiata. Difatti, Orgiata, Orgiata, no, Orgiata di batteria, Orgiata Sagassia. E quindi da Orgiata, guarda caso, ci sono tanti punti che comunque mi legano a Thomas, perché ho abitato all'Olgiata 4 anni e ci sono è della Roma. Ci sono tante cose che comunque ci legano, ci somigliano. E quindi questa per me è stata veramente una cosa molto, molto curiosa e bella, tra virgolette. Quindi, diciamo, da lì poi mi sono trasferito vicino al lago di Bracciano, Ho dove capito. mi alleno in acqua, dove poi mi alleno in una palestra qua vicino. Quindi tra mare, lago e terra, anche cielo, perché spesso faccio anche parapendio. Quindi mi trovo sempre a fare sport estremi e non mi fermo mai. Toccherà pilotare un elicottero come ha fatto Thomas. Dovrai prendere un elicottero e Ci è fare qualche mancato scena con poco, ci è l'elicottero. mancato poco. No, ma ti giuro, guarda, non ho detto, noi quando ha guidato col gesso, te lo ricordi quando ha guidato col gesso la macchina che Sì. c'era scritto sotto non provatelo a casa, perché qualcuno l'ha provato a guidare col gesso L'ho quando fatto io. giuro ci hai L'ho fatto? fatto perché con la gamba destra praticamente feci un incidente nel 96 in pista e ho rotto tutto, quindi crociati, menischi, tutto. E alla fine mi hanno messo le regolazioni, quelle che si mettono per dopo l'intervento. E ho guidato con la stampella. E poi non solo, ho ripreso la moto agganciando il tutore sulle forcelle e camminando con una ruota, insomma, per tutto il paese. E quindi quando mi hanno visto col tutore attaccato, con le forcelle che stavano piegate perché la gamba stava all'esterno, e la gente mi ha detto: tu sei un pazzo. T'ho capito, ma la passione è passione. Sì, quindi sei anche motociclista, segui anche il moto mondiale, sì. Sono Piloto. motociclista, ho seguito il motomondiale, ho seguito Valentino Rossi. E tu parli. Oggi tu parli con un viaggista, nonché valenziano, oggi è il compleanno di Simoncelli che non c'è più, quindi oltre al calcio seguo anche le moto, purtroppo anche a me il ginocchio dà un po' di problemi, quindi sulla moto ancora ci posso mettere piede perché purtroppo il ginocchio mi dà problemi, faccio fatica pure a giocare, però c'è solo sulla moto. Però, quindi, per questo, ti ho chiesto, visto che parlavi di moto, e quindi hai altre tante passioni, quindi sei come proprio Thomas, una persona che è piena di passioni, Piena di piena di. passioni, vabbè, sono stato sempre un tipo molto iperattivo, no? Quindi ho sempre avuto fame e sete di conoscere le situazioni, le cose, le moto, le macchine. Quindi sono anche stuntman, e ho fatto anche diversi interventi, diversi lavori da stuntman. Però Ah, quelli che fanno proprio quelle cose per quelli che fanno le scene pericolose, quelli con i. sì. Io Bello. difatti la scena quella al pontile, la capriola, c'è un mio carissimo amico, un fratello, Valerio Pappalardo, che mi ha detto: me lo fai, fa a me. Va bene, gli ho preso la tuta uguale e la capriola volevo fargli. Anzi, gli ho detto: guarda, mi risparmi pure una sudata, perché comunque sbatti qua, sbatti da là, faceva caldo, era a luglio, quindi faceva un caldo, un'afa paurosa.
Io ho detto, Vale, se la vuoi fare te sta scena tutta quanta te, sarebbe una cosa bella, però si vede che non so io. E quindi, sì. diciamo, si è limitato a fare quello che poteva, insomma, anche perché abbiamo sì, è la somiglianza, però non è proprio, diciamo, non è, non si confonde con l'obiettivo. Eh sì, si vede un po' la differenza. Sì. Quindi. No, guarda, io oggi, infatti, non so se qualcuno in chat ha qualche domanda per il nostro ospite, perché così, perché io ho finito quelle che erano le mie curiosità, le mie cose, perché poi nella live che farò con Asso, se poi si chiama Asso di Roma, di guarda, mi ha contattato Valeriani per fare una live tra tifosi romani, e quindi poi faremo proprio una bella chiacchierata proprio di quegli anni là, magari la sera, con molta più calma. Infatti, quando poi mi scrivi in privato, dici quando sei disponibile per un orario verso le 9:30, 10, verso quest'ora qua, così poi la organizzo per farla più. Questa mo è uscita così all'improvviso, ma Sì. così. Perché mi sentivo proprio di farlo, perché io da ieri sera quel film lo sto rivedendo in continuazione. Perché Mi finalmente, fa no, perché io piacere che sono sei l'unico. rimasto contento. No, perché noi con quei film siamo cresciuti. Noi abbiamo ancora Marangoni che guarda l'orologio e dice: ma è finita? Sì, è finita bene, come fa quel video? Andiamo a culo, capito? Cioè, noi abbiamo ancora quelle istantanee di un cinema che, diciamoci la verità, è caduto in basso, e finalmente abbiamo riprovato quelle sensazioni. E io sono rimasto colpito dai commenti che ho letto, perché la gente ha recepito che è un prodotto fatto bene, perché sennò la gente le cose non le guarda se non piace. Io ho visto le visualizzazioni, sono spaventose, ma no, proprio fatte proprio perché la gente gli è piaciuto per davvero. E poi è tornato Nico doppio zero e come si chiamano quelle Le ballerine? sorelle Ricotta. Le sorelle Ricotta, infatti, vedi, cioè, vedi, perciò stavolta Nico doppio zero, ce la fa, era playback pure quello, stavolta No, ha la cantato. canzone questa è di Rocky Roberts, Get Down, Sì, e rivisitata da Jordan Trey, un cantante bravissimo che bravo, bravo, fa anche i tour fuori all'estero, Olanda, e lui è molto bravo a fare Freddie Mercury, quindi, e non solo, fa tanti artisti internazionali, è anche un cantautore, quindi fa anche i pezzi suoi. Insieme a Mirko Renda hanno creato, Mirko ha fatto le musiche e lui ci ha messo la voce, hanno fatto questo pezzo per poi accorparlo al pezzo finale perché non potevamo usare la canzone dei Rocky Roberts e quindi l'abbiamo, diciamo, messa sotto come playback. Eh sì, quello classico che anche l'altra volta cantavo in Eh playback. sì, Quindi, certo. sì, ti ho detto, io sono contento perché il film è veramente bello, soprattutto la location, dove avete girato? Cioè, dove avete tutta Roma? Sì, diciamo in Dove, diverse località di Roma, in diverse zone, Trastevere, da tutte le parti, insomma, Cinecittà. sì, vabbè, Roma si presta per queste cose, ma. Abbiamo girato anche al night di un carissimo amico, Danilo, che ha il Paris a Via Veneto, difatti il night è suo, e ha sposato subito il progetto dicendo subito di sì. Ed è stato molto carino perché ha capito subito la situazione. Essendo un omaggio, ci abbiamo messo tutte le forze, quindi è stato un omaggio per tutti. E anche lui ha omaggiato prestando il suo locale a noi, e non solo, tanti altri comunque si sono prestati disponibili per dare comunque vita a questo progetto. È un bel progetto che sicuramente avrà un seguito che sfonderà, perché se il primo debutto ha fatto questa deflagrazione positiva, figuriamoci il resto. Cioè, perché io ho visto le visual, poi il film, cioè, è fatto veramente bene, quindi merita il successo che ha. Soprattutto la gente, ho visto che ci ha messo passione, e soprattutto si vede quel tocco di originalità diverso dal passato. Certo. Cioè, voi avete riproposto un classico, però ha modernizzato tralasciando i valori essenziali, quindi la gente se ne è accorta, Certo, perché sennò diciamo non. che essendo un omaggio abbiamo un po' richiamato le vecchie battute, no? Quindi le abbiamo un Sì. po' spolverate e messe in mezzo un po' così per far ridere le persone dicendo: oh, ammazza, sta battuta ricorda, no? Quindi l'abbiamo fatta Sì. apposta per dare un po'
la sensazione del ricordo. Quindi sì, è piaciuto, è stato gradevole perché non è stato volgare né scimmiottato, non è stato comunque forzato. E a tanta gente è piaciuto questo fatto di aver comunque richiamato un po' quelle, ricordando un po' quelle battute di una volta. Eh sì, infatti le battute sono indimenticabili, diciamo proprio, noi siamo, è come se si sono aperte un sacco di scatole, ogni battuta si è riaperta una scena, capito? Sì, Cioè, sì, sì. è questo che ha creato il successo, perché poi la storia che era diversa, cioè non era un film che seguiva una storia già fatta, era comunque un'altra storia, capito? È quello che poi avete saputo mettere, il nuovo col vecchio, creando una cosa veramente bella, perciò io poi la somiglianza è veramente, io adesso che ti vedo è veramente, non c'è bisogno di parrucche, di cose, è proprio una Sono così, somiglianza sono. veramente, sì, sei proprio uguale a lui, se mi capito. Poi ti ho detto, Gargiulo è stato proprio il tocco finale che non ce l'aspettavamo. Quando l'ho visto io ho avuto un sussulto, perché Gargiulo è un mito, c'è cioè ancora il semaforo è sempre verde. Quando lo vedi, il semaforo è sempre verde, vuoi andare a fare in culo, come faceva Thomas. No, uno ti ferma e con l'altro ti manda, capito? Perché noi quelle cose sono rimaste, capito? Sono rimaste. Quella Io è adesso tu. una, diciamo, particolarità di diritto in Formula 1, no? Sì, ma Quindi infatti già ti vedo a fare l'inseguimento con la macchina di Formula 1, corre considera appresso. che l'hanno girato qua vicino, a Campagnano. Io sto vicino a Campagnano, a Vallelunga, hanno girato appunto diritto in Formula 1. Ok, io mo, caro carissimo, poi ti saluto e poi ci sentiamo per questi Va giorni, bene, quando è, ti va mando bene. per la live su YouTube. Intanto pubblicizza questa sulla tua storia, così la gente capisce che ho fatto boom, come si dice, no? Ho fatto boom, Vai, tu intanto, io siccome non è che sono tanto bravo su queste cose, tu condividimela, io la ricondivido. Sì, vabbè. Va bene? Intanto faccio gli screen, così poi dopo con calma, poi dopo ci risentiamo. Va benissimo, caro. Grazie, Andrea. Un abbraccione, grazie ancora. Grazie Ciao, mille. ciao a Ciao. tutti, ciao. 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 Io voglio ringraziarvi. Condividete questa live perché è tornato in monnezza. Ciao a tutti.